Ciao bambini, oggi voglio preparare insieme a voi la schiuma tossica. Quello che ci serve per fare questo laboratorio è una ciotola, il colino, un cucchiaio, del colorante alimentare, delle ciotoline un pochino più piccole per dividere il nostro composto e l'acqua fava. L'acqua fava è il liquido che si trova nel barattolo dei ceci e con questo laboratorio diciamo che potete far sperimentare anche ai grandi, voi più piccoli, senza rischi, questa schiuma colorata. Vediamo come procedere. Per prima cosa dovremo filtrare l'acqua fava con un colino all'interno della ciotola. Ora devo andare a montare l'acqua fava con lo sbattitore elettrico, proprio come faccio con l'albume quando preparo un dolce. Ecco qui il risultato. Ora non mi rimane che dividerlo nelle ciotoline dove ho già messo il colorante alimentare in gel e mescolare dall'alto verso il basso per evitare che si smonti. Metto un pochino nelle diverse ciotole. La consistenza è proprio quella di una spuma. Mescolare. Mescolando inizia a colorarsi. Ed ora non vi rimane che far giocare i vostri bimbi in modo sicuro e divertente. Buon divertimento!